Oh Dio, fatti sempre più sentire al povero mio cuore e compi in me l'opera da te incominciata. Sento intimamente una voce che assiduamente mi dice: santificati e santifica. Ebbene, mia carissima, io ciò voglio, ma non so da dove incominciare. Aiutami tu pure. So che Gesù ti vuole tanto bene e lo meriti. Dunque, parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere di esempio ai miei confratelli in modo che il fervore continui sempre e si accresca sempre più in me, da far di me un perfetto cappuccino. Siamo ormai al termine del mese di maggio e anche al termine del rosario. Nell'estate del 1965, un giorno verso le 14, andai nella camera di Padre Pio perché dovevo accompagnarlo in sacrestia per la confessione degli uomini. Questo è Padre Marcellino, ovviamente. Lo trovai che stava recitando il rosario e rimasi in attesa che terminasse la sua preghiera. Quando finì di scorrere la corona, si segnò, poi prese il crocifisso e cominciò a baciarlo intensamente, come se volesse farlo suo, divorarlo nell'amore. La scena durò per diversi lunghi secondi, tanto che io ebbi la sensazione che il padre, dimentico della mia presenza, fosse come entrato in estasi. Pensate che bello, eh? Chi ci crede veramente, chi ama veramente, chi entra nella preghiera veramente. Bene che Padre Pio è un grande santo, però era anche un uomo, con i suoi difetti, con i suoi limiti, con le sue stanchezze, con le sue fatiche, con la sua malattia, sempre malato, sempre sofferente. Ma non ha mai detto: oggi il rosario non lo dico, oggi sono stanco. Non l'ha mai fatto questo. Noi purtroppo lo facciamo, noi purtroppo lo diciamo. Invece guardate che bella, alla fine poi prende il crocifisso, non si accorge neanche della presenza di Padre Marcellino, che è lì ad aspettarlo, e lui prende la croce, si fa il segno della croce e bacia il crocifisso, lo bacia così immensamente che si dimentica che c'è un confratello che lo sta aspettando. Si dimentica, quasi in un'estasi. Ecco, noi dovremmo riprendere a dire con attenzione, ma soprattutto con amore. Perché quello che fa tutto è l'amore, è l'amore. Quando noi facciamo una cosa con amore, diamo più senso. Pace e bene a tutti.